spostiamoci assolutamente Peppone dei Sciaudà. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi, a chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza intaccare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. Fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia ma è stata moglie, senza me figli, senza più voglie, prese la briga di certo il gusto di dare a tutte consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Gli arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Gli arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Cuore tenero non è una dote di cui siano colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario a sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come la freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza tra un miserere un'estrema unzione, in benefimo della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Grazie.